Integrazione, educazione alla pace e dialogo interculturale. I confini si possono superare, almeno quelli di tipo culturale. Una sala consiliare colma di giovani studenti, si confronta con la diversità e si racconta. L'aspetto positivo è che i bambini entrino nei luoghi dove si fa la politica, anche se quella cittadina, come la casa comunale. Oggi si seminano, diciamo, semi buoni per il futuro, perché si parla sostanzialmente di integrazione e di diritto alla cittadinanza e lo si fa con una scrittrice che è Chiara Ingrao. Chiara ha scritto un libro, Abiba la magica, di una bambina africana ma nata in Italia, il cui colore della pelle naturalmente è nero e che diciamo, si scontra con tanti problemi quotidiani, ma è anche una bambina che sogna. E così ci vuole mettere in evidenza la scrittrice come questi bambini che noi spesso commettiamo l'errore di percepire distanti e diversi da noi, in realtà nei sogni pensano e sognano uguale a noi. Insegnare a non essere diversi, comprendere ogni aspetto di ciò che non si conosce, così da non doverlo temere. E farlo con le parole dei bambini lo rende semplice, ma colmo di emozioni e sentimenti che riguardano anche gli adulti. È una manifestazione che porteremo avanti con le scuole. Voglio ricordare che il 13 dicembre a Pescara rinizierà nuovamente il Consiglio Comunale dei Bambini e delle Bambine, quindi ancora di più una testimonianza che punta molto sui giovani come i nuovi amministratori del futuro.